Bentornati ragazzi, bentornati in questo video del canale del Trio. Oggi ragazzi sarò qua su FIFA 23 con la carriera Bari per un nuovo episodio, ovvero il decimo. Sono molto felice, ve lo ripeto ancora, di essere qua. Ve lo dirò quasi ogni video perché vedo che vi piace. E niente, oggi sto provando la webcam, come vedete. Sto provando a vedere com'è la qualità, eccetera. E basta, volevo solo dirvi questo e nient'altro. Adesso andiamo subito con le partite. Abbiamo la Ternana. Poi abbiamo in Coppa Italia la Fiorentina per gli ottavi, il Venezia e il Pisa. Vediamo se riusciamo a fare ovviamente sempre le quattro partite. Poi ho fatto seguire un po' di giocatori, ovviamente non ho ancora reso conto perché l'ho fatto appena ho finito di registrare il nono episodio. E sono tutti questi giocatori, a parte di questi due che stavo già seguendo, ho fatto seguire tutti questi giocatori qua, che sono abbastanza forti e anche interessanti da prendere ovviamente più avanti. Adesso andiamo direttamente con la partita contro la Ternana, che siamo prima a 104 punti, loro sono a ottavi a 37, e andiamo in campo. Stiamo per entrando in campo, c'è il diluvio qua a Bari e andiamo per questa partita, raga. Peccato, attenzione qui che c'è Bamba adesso. No, fermiamo, grandissimo intervento di Paschirotto. Ora possiamo ripartire, mannaggia, ho sbagliato tutto qua. Follow Runso. Vai Ricci per Romeo. Ancora può andare. Ha visto l'inserimento di Gaetano. Vai Ciccio Gaetano. Vai, che hai visto anche Antenucci. Incrociala. Tiro rete. Ed è 1-0. 1-0 il gol di Antenucci. Porta avanti Bari. Grandissimo ritorno. In forma spettacolare di Antenucci. Stiamo attenti. Esci Bamba, grandissimo l'intervento, rimessa laterale per la Ternana, che ora continua ad attaccare. Siamo al sedicesimo e siamo già 1-0 per noi. Ricci viene saltato, attento, attento. Qualcuno che interviene? Nessuno? No, facciamoci saltare così però. Buffonti però con la para, miracolo. Andiamo avanti, andiamo avanti. Per Romeo che può ripartire. Ho visto dall'altra parte Gaetano, ma preferisco servire. Ecco qua, c'è fallo. Dimmi che non sia infortunato per favore. Ok, ok, non è da farlo, però dovrebbe esserci almeno il cartellino giallo. Rosso, addirittura rosso. Infatti loro hanno fatto un cambio per quel motivo. Andiamo da questa parte. Vai Zerbin, Zerbin con il sinistro. Buttala dentro, Esposito palo, no. Cazzo Zerbin, trova qualcuno. Trova Esposito che prova a caricare il tiro. Non riesco a tirare perché ci stanno difendendo molto bene. Romeo, vai in mezzo, Antenucci, palo, gol! 2-0 doppietta di Antenucci, in una fase un po' di confusione, la butta dentro, ed è 2-0 Bari, Antenucci ancora lui. Andiamo ragazzi. Antenucci ha visto Gaetano che trova Zerbin dall'altra parte. Vai Zerbin, vai in mezzo Zerbin, Zerbin, in mezzo non c'è nessuno, peccato. Vai, Zerbin. Grande! Vai ancora Zerbin che ne salta il secondo. Dai che salti anche il terzo Zerbin. No, stavolta niente da fare. No, attenzione a Palumbo che può salire. Però lo fermiamo noi, defendi. Ancora la scambia Palumbo. Non dobbiamo farli girare. Defendi, ancora se la scambiano in due che trova Favilli, ma ferma tutta la difesa nostra. Folorunso può ripartire per Gaetano che vede Esposito con la scambia poi ad Antenucci. Tutto regolare finora. Antenucci la passa a Gaetano. Vai Ciccio Gaetano, carica a sinistro Gaetano, murato. La prendono loro con Palumbo che la scambia a Favilli, però esce Bamba. Prendiamola noi. Esposito, vai Gaetano che trova Esposito. Esposito col sinistro. Il portiere non so come ha fatto a prenderla, ma va bene così perché è un KO tecnico dopo solo 58 minuti. Bari 3, Ternana 0. E andiamo a fare tutti i cambi ragazzi, tutti i cambi necessari. Cambiamo sicuramente Antenucci con Slider, Menali con questi qua. Io cambio soprattutto quelli più importanti, quindi questi qua, perfetto. Gli altri posso anche tenerli. Andiamo direttamente al risultato, perfetto. 4-0, sento un altro gol Gaetano, quindi doppietta anche per lui. E non c'è niente da fare. Penso alla formazione, ovviamente andiamo sempre quella perché è la migliore che abbiamo. E andiamo con la partita contro la Fiorentina. E vediamo se hanno già recuperato qualcosa i nostri. Ok, peccato, però non importa. Andiamo con questa partita. Le squadre sono già in campo. Siamo sempre al San Nicola di Bari e andiamo per questa sfida che sarà anche difficile. Forse è più difficile di quella contro l'Inter. Non so, ma me l'aspetto molto più difficile ragazzi.
Romeo però recupera subito il pallone. Vai Antenucci che trova subito il spazio che si può girare. Vai no, perché non sei salito Antenucci. Ah, perché allora c'è attenzione alla viola che può ripartire Jovic se la scambia con Icone. Attenzione che è veloce Icone. Dobbiamo chiuderlo il prima possibile. Mandragora ancora Icone e Baschirotto. La teniamo in campo noi in qualche modo. Vai da Buffon. Stascia, scusate, Icone ora riparte. Però Baschirotto non lo vuole far girare. E infatti si gira però, peccato. Attenzione, andiamo in mezzo. Onde Baschirotto, mamma mia, Icone ragazzi, continua a passare. Oh, facciamo uscire sta palla da qua perché se no rischiamo troppo. Ricci, ancora palla ferma là. Jovic, Buffon la para. Forse potrà anche bloccarla, ma non importa. Attenzione che la viola continua a pressare e ad attaccare perché vuole portarsi a casa questa vittoria. E spaziamo la via con Zerbin. Da fare Buffon che gol ha fatto, cacchio. Complimenti. Qua hanno fatto un bel gol, non possiamo farci nulla. Vai in mezzo, la spazza via in tuffo. Baschirotto, Follorun se la prende. Vai Gaetano che la prende. Esposito, vai dall'altra parte per Zerbin. Scatta versissimo. Vai Zerbin sulla fascia, non ti prende più nessuno. Vai Zerbin. Vai per il mezzo, non c'è nessuno però. Gaetano, arriva a rimorchio. Romeo! Bruttissimo tiro qua. Via da qua, bandinelli, via da qua. No, che brutto passaggio, ragazzi. La mura Ricci che recupera Romeo tiene in campo. Grandissimo Ricci che aveva recuperato dopo aver fatto un erroraccio, però no, ragazzi, questi passaggi non posso farli. No, stiamo regalando troppi palloni qua. Ancora Amrabat, non lo riusciamo a fermare. No, ragazzi, proprio prego. Fuori gioco, per fortuna. Zerbin, che salta Martinez, quarta. Vai Zerbin. Ancora Zerbin. Quella è dura però, siamo inseguiti da tre giocatori, ragazzi. Niente da fare, fermato però. Ho sbagliato tutto. Ho sbagliato tutto. No, Buffon, cosa non l'ha preso. Ragazzi, peccato. Sto zitto perché avevamo sbagliato. Proviamoci fino alla fine, ma è dura, ragazzi, recuperare adesso. 2-0 contro la Fiorentina, ragazzi, è dura. Dopo l'impresa contro l'Inter usciamo così, mi dispiace tantissimo, però. Zerbino, ora ci provo. Ci crede Zerbino. Vai, sali, bamba. Corri. E la passa Gaetano che trova Esposito che vede dall'altra parte. Romeo, passaggio perfetto. Vai, Romeo. Vai in mezzo. Chi c'è in mezzo? Non c'è. Antenucci! Dai, ancora ragazzi. Prendi il pallone. No, schifo, schifo ragazzi. Prendiamo. È ancora tutto possibile. Siamo al 68esimo. È ancora tutto possibile ragazzi. Esposito. Che vede Gaetano. Che vede dall'altra parte. Romeo la prende. Salva qui la Fiorentina. Si salva, dico. Florun, se ti prego, prendila di testa. Bravata, ragazzi, è forte. Però ce l'abbiamo ancora noi. Romeo trova Antenucci. No, ragazzi, non ci posso credere. Ancora Gaetano. No, ragazzi, cosa sta capitando? Ancora Paolo. Non ci posso credere cosa sta capitando, ragazzi. No, vabbè, che occasione abbiamo avuto, ragazzi. Che peccato, ragazzi. No, adesso c'è la ripartenza di Becalo. Di Brecalo. Buffona esci. Vai, Baschirotto. Per l'ultima azione, vediamo se ce la fanno giocare. Ti prego, buttala su Zerbin. Vai, no, ragazzi, no. Siamo fuori dalla Coppa Italia. Che peccato. Siamo fuori dalla Coppa Italia, raga. Non avrei mai pensato di uscire con la Fiorentina, però di aver vinto con l'Inter. Purtroppo abbiamo avuto un crollo in questa partita. E niente, i giocatori erano stanchi e niente da fare. E vabbè, speriamo però di andare avanti bene in campionato. Questa è la classifica, ragazzi. Primi noi, il Venezia è quarto, 42 punti. Noi siamo sempre a più uno dal Genoa che continua a vincere. Andiamo, saltiamo la conferenza stampa. La squadra teniamo sempre questa perché alla fine comunque dopo dovrebbero recuperare e andiamo in campo. Siamo a Venezia, le squadre stanno per entrare in campo e c'è un misto di pioggia e nebbia, ma noi non ci interessa. Noi dobbiamo vincere questa partita, questo è l'importante. Che vede Esposito che si è allargato. Vai per il mezzo Esposito. Vai ancora. No, Romeo, no. So che la passasse ad Antenucci. Attenzione, qua c'è la ripartenza del Venezia. Stiamo attenti. Torna in difesa Bamba. Mamma mia, ha provato l'esterno qui, ma niente da fare per Andersen. Vai Ricci che la passa a Gaetano per Folorunso. Possiamo ripartire ora noi. Follorunso che vede Super Esposito che prova a caricare il sinistro. Tanto alta. Attenzione a Follorunso non commettere fallo. Bamba va in fermarlo.
Niente, continua a tenere palla loro. Baschirotto esce. Può uscire Baschirotto. La prendiamo noi con Zerbin, che trova Gaetano. Vai Gaetano. Grandissimo. Non ti supera più nessuno. Gaetano vede l'inserimento di Antenucci che non ci arriva. Però ce l'abbiamo ancora noi con Romeo. Che no, non salta Busio. Ti prego Buffon, para là. Miracolo Buffon, Follow Run sulla spazza via. Però ce l'ha ancora palla loro. Zampano la scambia per Novacic. Buffon col no. Ci credo, pensavo che la prendesse. Peccato, abbiamo preso gol. Ah, mamma mia. Attenzione a Baschirotto. Prendila Buffon. Il cross, ma non vuole. Preferisce tener palla. Busio salta tutti. Baschirotto, allora può uscire. Zerbin, vai. Vai, Mattia Zerbin. Che trova Gaetano. Anzi, esplode. Scusa, Antenucci Gaetano. Vai, Gaetano. Ragazzi, c'è nessuno che si inserisce, però. Andiamo per ancora. No, finisce il primo tempo, mi sa. Niente da fare. Bandinelli va per Romeo, per Antenucci che ha visto l'insediamento di Gaetano. Vai Ciccio Gaetano, vai per il mezzo, niente ancora, ci ferma Carboni ragazzi. Non riusciamo più a entrare in area. Bandinelli che trova Esposito, che si prova a girare. Esposito ancora Istrov. Buffon per Ricci che salta a Busio. Bandinelli che trova Romeo. Romeo prova a saltare Beghetto. Antenucci vede. Vai Gaetano, prova il tiro. Gaetano, no, no, come ho fatto a prendere ragazzi? Attenzione ragazzi. No, la ripartenza no, Zerbin, prova a far tutto lui. Zerbin, no ragazzi, rischiavo anche quel rosso. Ti prego no. No ragazzi, grandissimo Ricci che ci tiene ancora. Bandinelli va per Follorunso, lo possiamo ripartire noi. Follorunso ha visto Esposito che non si riesce a girare ragazzi. Vai, vieni, vieni a ricevere a tuo Esposito. Di tiro, vai in mezzo per Folorunso, non ci arriva. Bandinelli ancora loro, la palla la prendono sempre. Bamba per Schneider, che si può girare. Schneider prova il tiro, fucilata sotto la traversa. E il tre segno Schneider 1-1. In un momento di difficoltà della sua squadra, Schneider ci aiuta. No, Bandinelli è infortunato, non mi interessa. Deve giocare lo stesso, ragazzi. Non possiamo perdere altri giocatori. Bamba, spazza la via per l'ultima azione. Schneider si prova a girare. Vede Gaetano che trova Folorunso. Se la scambiano i due, no, ho sbagliato. Ora cerchiamo di non subirlo però il gol, ragazzi. Baschirotto è munito, non dobbiamo farlo espellere. No, ragazzi. No, ragazzi, vi prego. No, 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 ragazzi. Spazza la via Folorunso. No, ragazzi. Che peccato. 1-1 ragazzi, non stiamo giocando bene. 1-1 non stiamo giocando benissimo ragazzi. Niente da fare, peccato. E andiamo dentro con la prossima partita, ultima. Purtroppo questo video le partite non stanno andando benissimo. A parte la vittoria, sì, contro la Ternana, ci cioè, abbiamo dimenticato la prima partita, però abbiamo un po' di tempo per recuperare la forma fisica, magari contro il Pisa riusciamo anche a vincere. Contatti per il trattamento con Maiello in scadenza la squadra. Ok, quindi ragazzi. Giocatore infortunato, 5 giorni infortunato Bandinelli. Aia. Vediamo se riusciamo a rinnovare il contratto Maiello perché non vorrei perdere un centrocampista. Vediamo. No, Maiello, no, ragazzi. Raga. Ma però ce l'abbiamo ancora fino a fine stagione, quindi almeno. Vabbè. Formazione, ragazzi, ora finalmente è tutto in forma. È salito anche Bamba. Roma continua a salire. Zerbin pure. Scaritano pure. Spoglio tutti che continuano a salire. Quindi, questo è l'importante. Andiamo con l'ultima partita del video contro il Pisa. È tutto pieno nel San Nicola di Bari per questa sfida contro il Pisa. Andiamo, ragazzi. Il Pisa l'abbiamo battuto anche in Coppa Italia. Coppa Italia, ragazzi. Purtroppo siamo usciti. Forse non mi ricordo anche 3-0, adesso non mi ricordo. Però adesso ce l'abbiamo qua in campionato. Allora può ripartire Moreo. Non lo ferma nessuno. Bamba, dai. Dai, ragazzi, non possiamo subire col Torre Grossa. Si gira. Folorunso la prende. Andiamo, ragazzi. Esposito. Trova Antenucci che si gira. Corri Antenucci. Scatta, non farti recuperare. Ti prego. No, l'ha recuperata. Non subiamo il gol, raga. Non subiamo il gol. Mamma, che rischio. Che può andare da Zerbin, che era larghissimo sulla fascia. Gaetano vede Romeo. Romeo col destro ed è 1-0. Così si gioca. Questo è il Bari che conosco. 1-0 Romeo, la sblocca qua. Grandissimo gol di Romeo.
Bagnelli recupera il pallone. Questo è il quinto gol di Roma in 28 partite. Incredibile, ne pensavo che ne avesse segnato di più. Ancora Esposito, carica il tiro. Esposito! Palo! Fa tremare la porta del Pisa. C'è il Torre Grossa, allora la prendiamo noi. Folo Runso. Gaetano, che ha visto Esposito. Allarga dall'altra parte per Romeo. Vai per il mezzo Romeo. Ancora tu, grandissimo Romeo. Guarda chi c'è in mezzo. C'è Antenucci. 2-0. 2-0 in 23 minuti. Il gol lo fa anche lui, Antenucci. E questo mi sembra quasi il quinto gol in queste quattro partite che ho fatto finora. Grandissimo Antenucci. Ci è mancato veramente. Usciamo, vi prego. Ricci, vai da Bamba. Spazzala via. Vai per... chi ce l'ha? Romeo, grandissimo Romeo. Vai ragazzi, vai Romeo, vai, visto dall'altra parte. Esposito in mezzo acrobazia, ma che gol ha fatto ragazzi. Ma che gol ha fatto Sebastiano Esposito. Un'acrobazia fenomenale per questo ragazzo. Incredibile ragazzi. Andiamo così, andiamo a fare tutti i cambi soliti. Questo è il secondo capo tecnico di questo video. Meglio così per noi, facciamo rifiatare Antenucci. Mettiamo anche. Evitiamo anche Bamba prenda rosso. Maiello al posto di. Ban no, aspetta, ho sbagliato. Così. Ok, così. Poi vediamo. Mettiamo dentro Penali. E facciamo rifiatare anche Gaetano. Mettiamo chi? Ah sì, mettiamo Molina qua, non importa. Va bene così, facciamo i cambi. Un attimo, ok, perfetto. Andiamo al risultato. Finita 3-0 la partita, non c'è stato nessun altro gol né da parte nostra né loro. E ragazzi, finisce qua il video. Abbiamo giocato queste partite, abbiamo fatto due capo tecnico. Mentre l'altro abbiamo perso contro la Fiorentina in Coppa Italia. Purtroppo siamo usciti, ma non importa il cammino. Comunque, sono molto felice di essere arrivato fin qua. La prossima abbiamo il Cosenza, poi abbiamo il Genoa, il Perugia e il Frosinone. Poi abbiamo Como e altre partite. Quindi il video. Quasi quasi con qualche altro 3 episodi forse arriviamo anche a fine campionato. Però non importa ragazzi, se vi è piaciuto lasciate un bellissimo like, attivate la campanella e iscrivetevi al canale per non perdere nessun nuovo video. Ed è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!